Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie. Katia Follesa e Angelo Pisani non sono più una coppia, hanno deciso di separarsi. Le voci sulla loro rottura circolavano da un po' di tempo, ma ora sono loro stessi a confermarle attraverso un video pubblicato sui rispettivi profili Instagram. La loro storia d'amore, iniziata nel 2006, è giunta al termine dopo quasi due decenni. Nonostante la separazione, il rapporto tra loro è rimasto ottimo e la loro principale preoccupazione è garantire tranquillità alla figlia Agatha, nata nel 2010. Entrambi gli attori hanno rivelato che la rottura non è avvenuta di recente, ma circa un anno e mezzo fa. L'Angelo ed io ci siamo divisi, ha rivelato l'attrice di 48 anni in un video realizzato insieme all'ex compagno. Nonostante il tono scherzoso e rilassato del video, non si tratta di uno scherzo. Nonostante la fine della loro relazione sentimentale, i due continueranno a collaborare professionalmente, mostrando che l'affetto e il rispetto reciproco rimangono. Nel video, Katia Follesa annuncia che per lo spettacolo che stavano preparando aggiungeranno una data in più a quelle già programmate per il 25-26 ottobre al Teatro Lirico di Milano. La comica si mostra entusiasta per il successo dello spettacolo. La Follesa ha anche dichiarato che lei e Angelo hanno deciso di separarsi in modo amichevole un anno e mezzo fa. Hanno deciso di rendere pubblica la notizia per evitare ulteriori insinuazioni. La fine del loro rapporto non è stata segnata da azioni negative o comportamenti malevoli. Nel 2023, Katia Follesa è apparsa come ospite nel programma Verissimo di Silvia Toffanin, dove ha dichiarato di non avere intenzione di sposarsi. Questo potrebbe far pensare che il legame tra lei e Pisani sia già allogato.